da loro in testa e pergamena in mano. Loro sono Elena e Sofia Bartocetti, due sorelle gemelle 22enni residenti a Fossombrone, che il 26 marzo scorso hanno raggiunto un traguardo importante e di certo indimenticabile: la tanto desiderata laurea in economia e management all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Gioie, rabbia, preoccupazioni e tanto studio, tutto condiviso e affrontato insieme, proprio come il giorno della tesi, nel quale hanno ottenuto anche lo stesso punteggio, 110 lode. Devi partire fuori, sei stata portata. Elena, un giorno doppiamente emozionante che hai condiviso appunto con tua sorella. Sì, certamente il giorno della laurea è già un'emozione esporre la tesi, e comunque un giorno che segna la fine di un percorso lungo, come possiamo dire. E condividerlo con mia sorella è doppiamente emozionante. Avete esposto la tesi in presenza? Sì, per fortuna abbiamo potuto esporre la tesi in presenza, anche se fino all'ultimo siamo stati un po', diciamo, in dubbio con la situazione Covid che è in continua evoluzione, diciamo, e quindi alla fine abbiamo avuto questa possibilità importante, insomma. Anche in passato avevate condiviso il percorso scolastico? Sì, noi da sempre che abbiamo seguito il percorso scolastico insieme, sin dall'elementare, insomma, fino all'università. Un legame molto forte. Sì, certamente, sì. Sono stati anni difficili, suppongo, visto che sono stati anche legati alla pandemia, esami da casa, lezioni da casa. Sicuramente già il percorso in sé è comunque un percorso impegnativo e in cui bisogna darsi da fare. E la situazione Covid ha un po' complicato il tutto. Cioè, in realtà il primo anno l'abbiamo vissuta ad Urbino perché le lezioni erano ancora in presenza, quindi tutto ciò che riguardava l'università veniva svolto in sede. Invece gli ultimi due anni, in particolar modo il secondo, l'abbiamo vissuto più da casa, quindi lezioni online ma anche esami online, quindi abbiamo avuto anche, cioè, un po' la sfortuna di vivere poco quella che è anche la vita universitaria ad Urbino, ecco. Gli esami li avete sostenuti sempre nello stesso giorno? Sì. Qualcuna è passata, l'altra no? Un esame solo, ecco, per il resto è andato tutto, sempre bene. Sì, e poi sempre tutti insieme, studiando insieme anche gli esami, ecco. E quali sono i vostri progetti? Beh, intanto per il momento cercare lavoro, poi io penso di proseguire almeno altri due anni, ecco. Anche tu, Elena? Per il momento diciamo che cerco lavoro, poi diciamo si vedrà in futuro, insomma. E non si sa mai, magari anche un lavoro nella stessa azienda, vi piacerebbe? Ah, potrebbe perché essere, no? Comunque, avendo fatto tutto insieme sarebbe, ecco. Nonostante il periodo, avete avuto l'occasione di festeggiare questa giornata importante? Sì, prima in famiglia e poi anche lo stesso giorno in presenza abbiamo chiamato parenti e amici, quindi che hanno potuto qualcuno assistere sempre per via del Covid, qualcuno solamente dopo, comunque festeggiarci insieme, ecco. E poi siamo andati solite cene e pranzi di rito, ecco. Allora in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie, crepi il lupo.